Mister, qualche sprazzo di calcio giocato verrebbe da dire finalmente, sperando che poi abbia un seguito. Che impressione le ha fatto la squadra oggi? Era un amichevole, ma insomma, che sensazioni ha avuto rivedendo i suoi giocatori in campo? Una buona mezz'ora, mi è piaciuta molto la squadra nella mezz'ora, abbiamo fatto un rombo con Nello a tre quarti che non avevamo mai provato, mi è piaciuta tanto lì per la gestione della palla, per idee, abbiamo creato delle occasioni, abbiamo preso gol sull'unica situazione che hanno fatto loro nel primo tempo. E poi abbiamo fatto un po' di esperimenti, abbiamo provato qualcosina 3-4-1-2, abbiamo provato Regolanti davanti, abbiamo provato, fatto giocare Cellini, abbiamo fatto giocare Campagna, e quindi diciamo che abbiamo fatto un po' di esperimenti tecnico-tattici. La cosa importante era il minutaggio per diversi giocatori. Abbiamo fatto un lavoro tosto queste settimane perché poi non andremo più a lavorare giocando ogni 3 giorni, e quindi ci stava anche di non essere proprio brillantissimi nella seconda parte. Però complessivamente la prima mezz'ora mi è piaciuta molto, poi è chiaro è stato un po' un trascinarsi, chiaro quando poi fai degli esperimenti non hai le geometrie, no? Nelle giocate, nei passaggi, quindi diventa più difficile, però ci stava, insomma. Se l'Arezzo tornerà in campo, cos'è che la preoccupa di più? L'aspetto proprio tecnico-tattico, l'aspetto fisico, quello psicologico, che Mentale, sì, cosa? quello mentale, perché noi abbiamo delle nostre certezze. Penso che fisicamente è chiaro che questo periodo di inattività è lungo e si è aperto, tanti giocatori mi hanno detto che effettivamente hanno avuto questa difficoltà. Per fortuna che il Fano è venuto qui a giocare, che ci ha dato questa possibilità. Ma penso che sia più il discorso mentale, cioè arrivare e capire che campionato noi dobbiamo, perché è un altro campionato. Il nostro cambia totalmente e quindi saranno partite anche brutte, ma vinte proprio sulla palla 50-50, sul palo dentro, palo fuori, sul salvataggio sulla linea. È questo qua quello che ci aspetta, quindi non è una cosa semplice, però ci augureremo di averla, perché questo vorrebbe dire lottare fino in fondo e non cedere le armi così senza aver lottato. Come sta Moscardelli, che oggi non ha giocato, come sta Lulli, che Sì. dovrebbe rientrare, come sta Varga, che invece è uscito dopo 20 minuti. Anche quella, sì, anche non mi ricordavo neanche, effettivamente ha preso un calcio, una contusione sotto la rotula, però non credo sia grandi cose. E Lulli lunedì sarà con il gruppo, ricomincerà, quindi se non ha ricadute recupereremo il giocatore. La stessa cosa dovrebbe fare della Giovanna. Moscardelli aveva un'infiammazione tendinea e sono stato io sinceramente a dirgli lascia stare, recupera bene e da lunedì tirerne, perché lui avrebbe giocato anche questa, ma credo che sarebbe stato un po' non intelligente secondo me farlo giocare oggi. Giovedì è una data fondamentale, no, per il futuro dell'Arezzo. Mister, che sensazioni ha? Glielo chiedo dal punto di vista personale, anche annusando un po' lo stato d'animo dello spogliatoio e quello che si sente in giro. Insomma, c'è un po' più di Allora, ottimismo rispetto a qualche giorno fa. sì, c'è un po' più di ottimismo, anche se effettivamente lo prendiamo sempre con le pinze, con le molle, ecco. Sì, sembra che la situazione stia andando verso quella strada lì, però non è così certa e sicura. Quindi a questo punto la lasciamo lì, non ci pensiamo, mettiamo la testa a Viterbo come se questa cosa andasse per il meglio, così lunedì ci prepareremo nel miglior modo possibile contro una grande squadra come la Viterbese. Tutte queste trattative o presunte trattative che ci sarebbero per la cessione del pacchetto di maggioranza vi lasciano indifferenti, mister? Vi danno la sensazione di essere ancora presi in giro, come disse qualche tempo fa? Che cosa? Sì, è stucchevole sinceramente che anche oggi si sia parlato di un gruppo maltese addirittura. Noi siamo qua come tutti, se c'è il gruppo che entra e sistema, ben venga, ma sembrano ancora doveva presentarlo il venerdì, adesso siamo a sabato, poi arriverà lunedì, poi forse mercoledì l'aereo non arriverà e ci troveremo giovedì. E quindi che si fa? Non si va più avanti perché il giudice dice, ma c'è ancora questo gruppo che potrebbe, bisogna andare avanti per una strada è ben tracciata, è ben delineata. E tutti insieme avere quella forza lì e poi le istituzioni fuori e poi noi in campo cercheremo di completare l'opera. Sarà dura, ma ci proveremo. A proposito di questo, lei ha detto se torniamo a giocare sarà battaglia totale. Il pubblico mi sembra che abbia recepito questo messaggio, che è anche molto importante, un messaggio che dà speranza. Gli applausi che ha preso oggi sono anche la testimonianza, no, di questo Sì, ma io stato d'animo che accomuna tutti adesso. non so più cosa dire, sono in difficoltà, onestamente, io ti parlo proprio con il cuore in mano, sono in difficoltà davanti a voi, davanti a Ma non questa deve esserlo. gente, ma no, lo sono perché noi a oggi comunque siamo penultimi in classifica o comunque terzultimi in classifica,
poteva essere un altro campionato, quindi la mia voglia è di dare qualcosa, di diverso. Però prendo coscienza e atto della difficoltà che c'è e metto tutte le mie forze per cercare di salvare questa squadra, che sarebbe come vincere un campionato, poi potremmo fare una festa di 10 giorni. Allora sì, qualche coro lo accetterei, lo accetto tantissimo, però lo vivrei con la soddisfazione di meritarlo, anche se ringrazio tantissimo, ma cioè, non me lo sono meritato come vorrei io. Ecco. Come uomo penso di sì, e come allenatore vorrei fare qualcosa di più.